Basta! Basta! Questo è un passaggio di merda! Questa è una partita di merda! Ugo, impara. Mm-hmm. Vedi quello? Ecco, con quello non ci deve avere niente a che fare. Mm? Ma quello è della nostra squadra. No, quello è un coglione, Ugo. Perché tu, quando entri, a chi la devi passare la palla? A chi la passi la palla? Cioè, a chi la passi sempre la palla? Cioè, tu, a chi la passi? Alla passo a te, la passo a te. Sì, sì, bravo, sì. Ok. Bravo, vedi, ti stai inserendo. Sei un bravo ragazzo, Ti stai inserendo bene. Ho capito poi tutti i meccanismi. Gavino, corri, che te li do a fare gli steroidi? Devi stare a destra! Lo sai qual è la destra? Lo sa qual è la destra? Ragazzi, ma datti un contegno. Ho capito che non te ne frega un cazzo perché finisci con sta stagione, ma la birra, la sigaretta. Arbitro! E se questo è fallo, tua madre batte! Vai, 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 vai! Ma quanto ci mette a fare effetto? Io ho dato una pasticca e mezzo di tavolo a testa. Ancora corrono. Ma di chi rifanno i pischelli al giorno d'oggi? Mister, stiamo prendendo schiaffi dagli ultimi in classifica. Secondo me è arrivato il momento dell'arma segreta. Manzanella, non rompermi i coglioni con questa cazzara dell'arma segreta. Piuttosto sei andato a prendermi le camicie in lavanderia. No, è l'iniziazione, sai, le confraternite americane, quelle cose. Comunque la prossima volta ci mandi Ugo, che è l'ultimo arrivato. Anzi, sono 14:30. Segna cosa, mister? Ciotti, guardalo tu il rigore, che a me mi girano i coglioni. Scusa Beni, ti interrompo, c'è un calcio di rigore per la Sporting Colleretto. Sta per battere il numero 9 Giacosa. Ma azione di disturbo, attenzione, azione di disturbo del portiere che si avventa contro l'arbitro. Ha sbagliato a mettere sul dischetto il pallone per il calcio di rigore, ma adesso sembra tutto ok. Attenzione, il numero 9 Giacosa sta per prendere la rincorsa. Parte Giacosa contro Saponetta. Il tiro! Ed è gol, il numero 9, Giacosa, clamoroso al Cipro. Tua madre! Un gol incredibile, sul calcio di rigore non era mai successo prima, siamo 12-0, un passivo enorme per il procaccolese, 12-0, linea allo studio. Facciamo schifo, avete capito? Facciamo schifo! Sono giudice, c'è un fallo sul cortile. Ma che cazzo farfugli, cazzini? Ma che c'hai? Poi ti addormenti ogni due minuti. C'ho i cazzi miei, hai capito? Occhio, Gaggio, che con tutti quelli che ho fatto finire nel cemento ci puoi rifare a Salerno Reggio Calabria. Hai capito? È una mescalina. Deve essere la mescalina, la devo far finire e faccio colazione la mattina. Mi sa. Ultimamente mi fa un po' di reflusso, mi fa. Ma come stiamo messi? Quanto dura sta cazzata ancora? Secondo me facciamo in tempo ancora a prendere due gol dal numero 9. Vabbè, ti va un caffè? Ce l'ha una sambuca? No, credo che spiace un po' di vecchia Roma. E manno due vecchie, te va. Ed è gol! Mister, ha sentito? Ha sentito che cosa sta facendo a questa squadra? Lei non merita questo! Lei si ostina a tenere in panchina questi.
Facci tua! Signor Cazzaniga. Bomber. Mascherina. Secondo lei vinceremo? Ci conosciamo. Sono... Signor Cazzaniga, secondo lei abbiamo delle possibilità? Delle possibilità? Non te le dico io possibilità. In porta c'è Moncevo che gli è morto il cane da una settimana. Sulla fascia c'è sta un ciccione che ancora sta a digerire l'abbacchio del Natale scorso. E al centrocampo c'è un tetraplegico che guarda le stelle. Delle possibilità. Signor Cazzaniga, non esageri, dai, non siamo messi così male. Non siamo messi male. Io se vuoi ti dico esattamente il momento in cui la palla toccherà la nostra rete. Ma dai. Ora. Ed è gol! Ora. Ed è gol! Era un caso. Ora. Ed è gol! Il numero 9 già cosa. No. No. Ora. No, no, basta, ti prego, smettilo, basta. Basta. Arbitro, cambio! Mister, sono pronto. Che cazzo l'ha detto che ti deve stai comodo, manzo, entra Bomber Cazzaniga. Cosa? Dai, Bomber, muovi il culo. Prenditi cura del... Capito, il 9, 9. Vabbè, però così, sono bravi tu. Meno via, sono qualcuno. Sì, ma... Cosa hai in mano? La testa! Ragazzi, secondo voi aveva figli? Fabbro di Satana. Sì, Cazzaniga cattivone, Cazzaniga fuori. Che fa tu? Come ti chiami te? Sono... Fammi appena una boccia Jägermeister, va. Muovete, che ho perso liquidi. Dai Gavino che siamo nemmeno corri! Oh, niente di personale, eh! Ugo! Sì? Mio giovane Padawan! Mi dica! Hai portato le protezioni? Sì, ho ricevuto il messaggio ieri, ho portato il casco. Bravo. E anche le protezioni da skate. Bravo! Però non ho capito a che servono. Le spiegazioni non servono. Lo vedrai. Ok. Abbi fede. Sì. Toh, guarda, è finita la partita. Stanno tornando per il nuovo. Finalmente un po' di freestyle. La trasferta è sempre la trasferta.